puntata, poi ce ne sono ancora due, finisce questo primo ciclo a marzo, si presume il secondo ciclo, sì, no? Sì, sì, no? Sì, sì, pare proprio di sì. Cioè, allora, a marzo cominciamo a girarlo. Poi... Certo, certo. Io vorrei chiedere al già, signor Giulio Cesaroni, al capo famiglia, ecco, presenta gli altri, su. Allora, voglio iniziare presentandovi mia moglie, che si chiama Lucia Liguori, ma in verità è Elena Sofia Ricci. Che dovete ricordare anche come la signora Falcone. Che dovete ricordare come la signora Falcone, ultimamente. È stata brava molto. Poi vado per ordine di parentela, che conviene sempre tenersele buone. Sì. Vi presento la mia suocera, che è Rita Savagnone, che oltre a essere... Non è la suocera, perché nella vita Rita Savagnone è sua madre. Ecco. È la madre. La vera madre. E quindi questo doppio ruolo di moglie, di mamma e di suocera, la piccola lapsus, potremmo sì. stare ore a parlare. Non tralasciamo. Poi i figli Grala, in rappresentanza di tutti i figli, abbiamo portato solo i grandi, solo i maggiorenni. Quelli che hanno un movimento, no? Guarda, io devo sfatare sta cosa, lo faccio subito, voglio dire, cioè Alessandra non potrebbe mai stare con no. Matteo. Perciò, no, l'abbiamo pagata per non farlo. Vabbè, insomma, questo mistero a me comunque mi sta bene che duri ancora un po', e sono Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore. Il quale però è anche cantante. E Matteo in questa serie si è scoperto anche dotato di una bellissima voce, o quantomeno di un bel modo di interpretare queste canzoni. Grazie. E quindi ti si apre una doppia carriera davanti, che ti auguro speriamo. Felice. E poi, come tutte le famiglie che si rispettano, noi abbiamo quest'obbligo di dovesse portare sta coppia d'amici, che se gli amici male. Purtroppo capitano, è che normale, puoi fare. E sono Max Tortora e Elda Albigini. Però... Subito il saluto, l'abbraccio e tutto quello che c'è di meglio a Antonello Fassari, che certo. sta lavorando, non è potuto essere con noi. Ai nostri ragazzi. Meravigliosi fratelli piccoli, a cominciare dal più piccolo, perciò da Mimmo, che invece è Federico Russo, a Niccolò Centioni che fa Rudy, e a Micol Olivieri che è la meravigliosa Alicia. Hai nominato tutti, non c'era anche un Cesaroni? C'è un Cesaroni che ha fatto un'apparizione veloce, Maurizio. E noi ci auguriamo molto che ci rivenga a trovare, che è stato un grandissimo Maurizio Mattioli. Ah. Allora... Lo so, mamma, parlo dei tuoi innamorati. Era così. Tanto ma bello. Ma Rita, era la prima volta che lavoravate insieme? No, era la seconda. Però praticamente la prima. Però praticamente la prima. Avevo fatto sua mamma in un film, nella scorta di Ricky Tognazzi, ma era una piccola cosa, una scena piccolina. E questo invece è un lavoro lungo e siamo stati a diretto contatto per molti mesi. Ecco, ma il rapporto di tu, sì. protagonista, lei doveva fare tua suocera, ecco. Riesci a essere il genero anziché il figlio? Sì, molto, molto, anche devo dire, perché noi abbiamo... Mamma dice di no, invece, sì, lo vedo. Secondo sì. me sì. Lei comunque ha paura, capito, di distaccarsi di questo ruolo madre e figlio. Però no, è stato molto semplice, perché noi abbiamo un rapporto molto diretto, insomma, molto schietto, quindi ci siamo ritrovati anche bene in questo. Compagni, non dire di no. Compagni di lavoro, benissimo. Compagni di lavoro, un eccezionale quando, professionista. Sì, Rita, ma quando lui è comparso sei minuto... lei... Io ho pure inventato uno sguardino, è piaciuto molto al regista, perché ho fatto. Insomma, l'ho guardato. Hai apprezzato. Ho apprezzato un profilo, diciamo così. Senta, molti anni fa, io parlando con Ferruccio, con tuo marito, con tuo padre, è venuto fuori che Claudio ne ha fatte da vendere da ragazzetto,
Insomma, sì, Ferruccio era... Era un angioletto, era. Eh? Grazie. Era un angelo, studioso. Ma quale angelo? Ma perché dice queste cose? Non ma è vero. Ma perché? Non pagata. Ho capito perché lui col papà hanno alimentato questa leggenda di questo bambino un po'... scapestrato, che faceva le maracche, aveva i calzoncini agli inglesi, i calzettoni guardi, bianchi guardi fino che a qua. Ferruccio gli veniva la raglia, la bava la gioia di no, devo dire una cosa però per spiegare un questa po' cosa. Esagerato, che... mica tanto no, Claudio io... era Dr. Jekyll e Mr. Hyde, diciamo no, soprattutto io guardate cosa età... può fare una madre. Sta mentendo spudoratamente, sì, oppure la memoria del marito che aveva detto queste cose. No, c'è una piccola bellega. Parte di vero, c'è una piccola parte di vero, che io verso i 13 anni circa sono andato a vivere con papà. Sì, 14, 14 anni, così. Che era proprio è il momento in cui cominci a farle peggiori. Il lunedì andavo a dormire da mamma ed ero sempre molto buono, anche perché lei era molto buona, più severa di papà, perciò io me la, insomma, me la giocavo fina quella era situazione. Buono, era generoso ed era sincero. Che fosse generoso e sincero è un altro discorso. Sincero. Che era fosse bravo. Buono ed e era tranquillo, anche educato. No. Era un bravissimo ragazzino. Ma che hai fatto a mamma? Dice delle... Ma non è vero. C'è no, questo alone, capito, di sto malandrino. Ma non è vero. Ma no, malandrino mai. Però, insomma, allora, voglio dire, durante comunque... la lavorazione, ogni tanto... Svelto. Comunque. Rita veniva da me perché aveva deciso che ero un po' sua figlia, anch'io, veramente. Sì, sì. Dicevo, ma mi tratta così male, io non mi sto antipatico, mi sta, sì. Mi sta antipatico, guarda, mi riprende sul lavoro, mi riprende, non lo sopporto quando fa sì, così, non lo sopporto, faceva, sì, mamma, sì, ogni io tanto lo facevo come capocomico sono stato abbastanza duro. No, all'inizio un pochino, dopo sei stato... All'inizio, però... Un po', Rita, un po mi faccio un esempio di questo, ti ricorda? Non so, durante la lavorazione... Stava sempre molto attento a che io facessi le entrate giuste. No, soprattutto sui raccordi nelle colazioni, che noi abbiamo iniziato le prime settimane facendo le colazioni della mattina, che erano molto molto complicate per i movimenti, no? Se prendi un bicchiere nell'altra scena lo devi rifare uguale, di qua, di là, sono cose un po' complicate. Che se hanno non hai inventato un po' il Polaroid per questo, poi. Tra l'altro, esatto. Se non hai un po' d'abitudine, i primi giorni mamma faceva un po' fatica. Faceva un po' la disinvolta. Per cui prendevo il tè e diceva beh, è uguale, stavolta prendo l'aranciata, che vuol dire? Che no, ha preso il latte prima, non è che poi... Allora, alla fine era perfetta. Alla fine non faceva più niente, perché niente, il segreto tazzina di caffè in mano immobile. No, niente, ma una, due, tre, a Vigini, Ricci, Savagnone, erano tre casiniste sul set, tutte e tre chiacchieravano dalla mattina alla sera, sempre aspettarle perché una andava a fa pipì, l'altra andava a fa pipì. Ma no, cosa ha detto lei? È vero o no, ragazzi? Max, è vero? No, è vero? Cioè, di lei che è giovane, anche lei. Tutte e tre andavano molto a fare pipì, non ho capito. Ma non è vero, Elena. Non è vero. Elena, ma perché è un incontinente? No, era roba la mare. Ma ti pare che in tre balletti così uno viene qua in questa famiglia dei sciagurati? Vabbè, insomma, allora perché ti avrebbero fatto quel regalo? No, 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 questo non lo vuoi dire. No, perché Elena ha compiuto 35 anni sul set, mentre giravamo, 36. Vabbè. Allora noi abbiamo pensato di farle un regalo. No! Ma perché no? Perché no? Sì. Secondo me sì. Ma che è un oggetto importante che abbiamo scatola, tutti. Una grande scatola messa in mezzo allo studio. Grande. È arrivata grande. Molto grande. Con un bel oggetto di ceramica. Ma era d'antiquariato? No, era moderno, bianco. Moderno ovale. Ah, ho capito, certo. Ma la tavoletta però non me l'hai mai regalata. È vero. Questa cosa te la regalo nella prossima serie col nome e la foto. Ma per quale motivo avete fatto questo sanitario a lei? L'abbiamo regalato questo sanitario sperando che si dovesse trasformare in una sedia da set, in modo che lei non dovesse ogni volta andare in camerino a far pipì. Perché io lo so che comunque le donne vanno più in bagno degli uomini, questo sì, capito, ma non però... si può andare 16 volte la mattina e 42 il pomeriggio. No, la mattina è più del pomeriggio. Perché bevi? Io la ho bevuto un sacco d'acqua e non beve. Quindi si fermava il set continuamente. Poi a Sardù diceva, ma Elena... Andrebbe storicizzato, perché magari ci sono anche altri esempi. No? Tutti quelli che hanno lavorato come con Elena te lo cinema, possono no. confermare. Non credo che nessuno abbia un record. Sì, però
qualcuno ha detto anche mamma e anche insomma cominciamo a distribuire meno, però loro erano molto ciu, insomma se la parlavano molto. I ragazzi all'inizio pure erano un po' indisciplinati e quindi io all'inizio ho dovuto essere un po' duro, giusto Max? Sì, no, pensavo no, all'acqua. Ma, Max, tu come l'hai vista questa lavorazione? Io sono molto felice perché ho potuto fare l'attore e mettermi alla prova su altri fronti, che poi vabbè già lo facevo a teatro da tanti anni, però volevo vedere se, perché con la macchina presa c'ho poca dimestichezza. E per i primi tempi non mi sono voluto vedere appositamente, perché ho detto se mi guardo mi correggo, se mi correggo non sono più spontaneo, cioè, poi purtroppo però vedendomi in onda mi sono notato che ho fatto 2-3 califanate che c'entravano niente. Beh, so, c'era una puntata che mia moglie mi strillava, io stavo lì facendo che non c'entrava niente, poi piano piano mi sono corretto. Però il risultato, devo dire, sono molto molto divertito. No, voglio da un punto di vista di umanamente, un cast straordinario questo. Assolutamente. Per le persone che conosco, voglio dire, veramente. Io quello che voglio, ho letto su dei giornali che questa vostra Cesarini. Simpatia in scena era poi diventata anche, perché da cosa nasce cosa, può succedere, voglio dire, perché non è che chi sta sul set frequenta le persone del set, ci può innamorare, mica si innamora della farmacista, si innamora della persona del set. Può succedere, ma non è successo. Essere molto amici non vuol dire stare insieme, è questa la differenza. Non è successo. No. Senti Muccino. No, quindi sono liberi tutti e due. E voi che dite, che è vero? No, parla. Io dico solo una cosa, che il signor Matteo Branciamore, che ha 25 anni, 24, già si è fatto un paio di puntate con la Colombari. No, cioè poi sta. Lascia fare. Che così. È molto invidioso lui della, della Max è invidioso. È invidioso della, è sono, sì, io non delle sono scene con la Colombari. Grazie. Sì. Però ma, insomma. Perché con la Colombari c'erano scene forti che andranno nelle prossime due, sono no? Insomma. Già è andato. Degli avvicinamenti. Ah, già è successo. Ma tu sei sicuro che invece loro no? Non è vero? Non lo so. Guarda, io sinceramente penso di no, però penso che prima o poi. Però appunto non è detto. Non lo so, secondo me lui ci ha provato e lei l'ha mandato. Lo sai che c'è? Che le loro storie dei personaggi sono veramente molto forti, molto appassionati, loro sono molto coinvolti nel farlo. Però, insomma, perlomeno io sinceramente me ne sarei accorto, insomma. Poi Matteo c'ha una certa confidenza con me. Gli avrei detto. Avresti detto, cafone che sei. Ma no, che hai detto, guarda. Cioè, tu non mi avresti detto. Vabbè, non parlo più. Alla nonna l'avresti detto? Ah, io sì. Allora, perché non lo so? Mi bastava capire. Nonna, no. Alessandra? Alessandra. Ci ha provato o no? Nella vita? Ma no, ma come, no. Può, come può approvarci? Perché non ce l'ho? Vogliamo risolverla. È un bambinone, è piccolo, lui è un bambinone. Sarebbe frainteso. È molto timido. Mi difendete per favore? Ma chi ti ha detto timido? Quello che ha detto prima della Colombari lui, ma perché? No, lui c'ha la muccinite, no? Lui la chiappa, ciao ti prego, so, no, vieni qua, ti prego, aspetta, dai. Ti fa 2-3 di queste, anche a quelle cascano. E sì, perché cercano la Croce Rossina, sì, è vero. Quelli che siamo tattica. Come no, proteggimi, aiutami. No, ma loro ci hanno da portare avanti una storia d'amore importante, forse, nella prossima serie. Quindi credo che per amor di ruolo non abbiano voluto intaccare le emozioni della spontaneità della seconda. Comunque noi li abbiamo minacciati. Esatto. Allora, tra pochissimo c'è il TG5, poi c'è la undicesima puntata di Cesaroni, altre due, finisce questo primo ciclo di Cesaroni e poi credo che ma pensiamo proprio di sì, sì, che pensiamo vadano proprio di sì. Anche perché se no girare... ci corrono appresso tutti gli spettatori per sapere come vanno a finire certe cose, no, che chissà se si risolvono, quindi chissà se verrà, no. Andrà poi in onda e poi primavera. Sì, dopo un anno verrete sì, a sì, conversando, sì, a presentare il nuovo puntuale, anche il nuovo puntuali, cerca di essere puntuale tenne. Ho detto infatti verrò puntuale. Ah, tu hai detto, ecco appunto, ci ha fatto, diciamo, ci ha fatto per cambiare la scaletta perché noi gli abbiamo detto mandiamo una mano, no, vengo io. Si è perso in un casino di traffico che c'era a Roma e quindi d'altro poi i pompieri lo dovevano prendere.
Però lo sai che cosa gli ho regalato io? Perché lui ha detto, lui che è sciagurato, sì, sì, ha detto cosa ha regalato lui a me, ma sai cosa gli regalai io anni fa per un'altra serie che facemmo? Cosa? Dillo. Una sveglia grossa così, beh, perché non arrivava e mai. E allora, mentre vengono mai, consegnati i fiori, rimanete qua. Rimanete qua, auguri ancora. Andiamo alla pubblicità, rimanete qua, poi salutiamo. Questa puntata Conversando, dandovi appuntamento quindi a domenica prossima, sempre Conversando alle 18.50. Vi ricordo anche buon pomeriggio domani su Canale 5 alle 16.10. Salutiamo ancora una volta Cesaroni, che vedete subito dopo il TG5. Grazie, sigla, arrivederci.